Abbiamo fatto un'ottima partita, però purtroppo torniamo a casa a mani vuote. Chiama giocatori come Melchiorri, Horta, Negro, Carboni, che da un momento all'altro ti possono risolvere la partita, quindi va dato anche merito ai miei giocatori della difesa che li hanno contenuti bene. Peccato che non siamo riusciti a finalizzare qualche situazione, poi nel calcio, come si dice, ti punisce. Comunque io ho visto, a parte i limiti atletici della Maceratese, un Celano molto diverso da quello dell'andata, più organizzato, più manovriero, più sicuro, insomma, ecco, meno incisivo, però una bella squadra, veramente una bella squadra. A noi abbiamo sicuramente, rispetto alla partita dell'andata, non ci dimentichiamo che siamo partiti molto tardi come preparazione, è arrivato qualche giocatore che ci ha sistemato, però torno a ripetere, poi le partite alla fine è quello che conta il risultato. Sicuramente. Tanta sofferenza e poi, come ne capita nel calcio, si è rovesciata la partita con quella prodezza di Melchiorri. Ma sai, oggi abbiamo vinto un po' col cuore, un po' con la fortuna, un po' col fondo schiena, un po' con tutto, va bene così. E riconosciamo che non siamo stati superiori al Celano. Francamente non abbiamo giocato male, è quasi irriconoscibile questa Maceratese, però c'è stata tanta voglia di vincere e quindi io credo che abbiamo ripreso un po' la corsa, ci siamo allontanati dalla sesta, insomma oggi è stata veramente una giornata importante. La concatenazione dei risultati effettivamente hanno dato un vantaggio alla Maceratese. Sai, un po' di fortuna dopo quattro giornate storte, tanta fatica, tanta stanchezza, pochi cambi e noi non ci abbiamo, non siamo l'Ancona, insomma. Una situazione atletica che per certi aspetti è preoccupante, ma che penso che la vittoria di oggi abbia così tanto dato morale anche a quei giocatori che oggi francamente hanno giocato male, che questo li aiuterà molto a risollevarsi, secondo me. Dopo la non partita di domenica scorsa, venire qui, giocare in casa, comunque avere il supporto dei tifosi, che io avevo il terrore che non ci aiutassero, e è stato fondamentale, secondo me oggi più che riprendere dal punto di vista fisico abbiamo ripreso dal punto di vista mentale e questo ci aiuterà per riprendere dal punto di vista fisico. Ce l'auguriamo. In realtà io non sono andato a protestare, io sono andato a chiedere la tutela della Maceratese. Non mi pare che mi abbiano ascoltato perché... Vabbè, oggi però l'arbitro non ha inciso. Insomma. Però era giusto farsi sentire, cioè è giusto che nelle alte sfere della Lega sappiano che c'è anche la Maceratese, tanto così per ricordarglielo e far presente che ci siamo anche noi. Poi sai, le cose cambiano da un giorno all'altro. Allora, Di Fabio, ovviamente soddisfatto per la vittoria, però da tecnico qualcosa forse non ti ha convinto per il resto della partita? No, sono contento perché mi aspettavo questo tipo di partita, sapevamo che era una partita difficile per le caratteristiche dell'avversario, per le condizioni del campo e anche perché venivamo da una serie di risultati non proprio al massimo, quindi c'era da considerare un po' di tanti aspetti, da quello fisico, quello psicologico. L'unica cosa che ho detto ai ragazzi di non mollare mai, di crederci sempre, perché bisognava saper soffrire, e hanno fatto questo e alla fine hanno ottenuto una meritata vittoria. Cioè, questo dal punto di vista morale è importante, dal punto di vista tecnico tu come allenatore, come tecnico, questa squadra che non riesce a recuperare la condizione, sarà sufficiente il turno di riposo e quindi la ripresa, il ritorno ai richiami dell'altra settimana? Ma sicuramente sapevamo, cioè, i campi in questo momento non ci aiutano perché sono molto pesanti e quindi si soffre, però anche oggi nei minuti finali soprattutto quando sono entrati delle forze nuove, la squadra ha reagito bene, secondo me ha fatto meglio a livello fisico di domenica scorsa, quindi col prof stiamo programmando un certo tipo di lavoro per cercare di renderli, di farli stare più bene possibile fino alla domenica. Ora, Lattanzi è l'esordiente, la new entry di questa partita. Centrocampista, classe 94, quindi giovanissimo, proviene dall'Ascoli? Sì, dalla Primavera. Dalla Primavera, lei è ascolano? No, di San Giusto sono. Lei sì, della zona. E ha giocato sempre, ha iniziato con Pantanetti e poi è andato ad Ascoli? Sì, poi 2 anni fa sono andato a Ascoli in Primavera,
adesso ho avuto un po' di problemi al ginocchio, mi sono operato l'anno scorso, adesso sto riprendendo un altro infortunio e spero di recuperare presto. È un centrocampista di controllo, di rilancio, tecnico, molto tecnico mi è sembrato. Sì, diciamo di sì. Più che di fatica, vero? Sì, sì, sì. Vero? Sì, esatto. Ecco, oggi ovviamente ha avuto anche qualche problema di inserirsi subito in un meccanismo e in una partita giocata, a mio avviso, male a centrocampo. Sì, sicuramente, avevo anche un po' d'ansia, soffro queste cose io. Però no, penso che in futuro andrà meglio. Io devo dire che Arcolai è stato il migliore della Maceratese, a mio avviso, è contro un Celano che in attacco, salvo quel salvataggio sulla linea bianca, mi sembra, di Donzelli e quell'errore nel finale di De Ma, di testa, che aveva dato l'impressione del gol, non è che abbia impegnato più di tanto la vostra difesa, anche se ha attaccato quasi sempre con una forte supporto a centrocampo, quindi il vostro lavoro è stato notevole, il tuo in particolare. Sì, è logico che le partite del girone di ritorno, molte saranno così, che tutte le squadre devono far punti per salvarsi, il Celano compreso. Poi comunque sia, noi venivamo da un periodo non molto positivo, quindi questa era una partita da vincere. Poi come non interessa. Come ci avete un mezzo? Melchiorri, perché non vedo, scusa, ingegnere, tante altre alternative. No, vabbè, io penso che potevamo passare in vantaggio anche sul tiro all'inizio, Melchiorri. Anche sul tiro di Luisi. Vabbè, insomma, dalla distanza. Comunque sia, no, per carità, Federico è un giocatore che a noi ci fa la differenza. Però ecco, penso che tutta la squadra poi abbia buttato il cuore oltre l'ostacolo per riuscire a vincere questa partita. Però molta fatica nella condizione, no? Nella tenuta, nel controllo, centrocampo che sfuggivano da tutte le parti, giocavano larghi, insomma, c'è qualcosa che non è più, che non va nella vostra condizione. Non è un attenuante, ma non so se voi vedete il campo da fuori. È una cosa, le scarpette entrano tutte, non è facile controllare molto umido, molto pesante, quindi poi dove si sviluppa la maggior parte del gioco, che a centrocampo magari loro sono i più penalizzati. È normale che adesso dobbiamo stare calmi, fare questo tipo di partite, recuperare la condizione e soprattutto quando ci sarà la sosta e poi ritorneremo quindi al bel gioco. Il prossimo appuntamento, ingegnere, è domenica a Marino, dove si deve tentare il tutto per tutto, anche se mancherà sicuramente Melchiorri. Mi diceva Di Fabio anche Negro. Sì, loro due penso erano in diffida, però adesso godiamoci questa partita e poi dopo pensiamo, da martedì pensiamo. C'hai ragione, ingegnere, ciao. Io con grandissima soddisfazione ritorno ad intervistare Melchiorri. Anche oggi ha salvato la Maceratese, ci aveva provato all'inizio con un paio di conclusioni, vero? Sì, eravamo partiti bene, stavamo cercando di sbloccare subito il risultato, poi non... È un diagonale è uscito fuori di un'inezia, però non siamo riusciti subito a sbloccarla, però comunque dopo la fine. Poi nel finale lei, quando è entrato, insomma, con un centrocampo un po' più dinamico, lei ha avuto più possibilità di muoversi e poi lei parte da lontano e ha provato, come aveva provato Luisi, stavolta la palla è rimbalzata e il portiere era a terra, vero? Sì, anche Negro aveva tentato, anche è stato Negro, bravo, sì. Il portiere. E... Bene, dopo abbiamo provato. Con i miei complimenti e di tutta la tifoseria che penso di poter rappresentare in questa circostanza. Ed è questa la domanda. Lei è stato ammonito, è in diffida. Allora, è stata un'ammonizione, così io le faccio una domanda ironica, nel senso, come dire, in un qualche modo, non dico cercata, ma alla fine per un po' di riposo. No, anche perché personalmente penso che non c'era l'ammonizione. No, ecco, com'è stato? Non lo so, se inciampato è ammonito, vengo ammonito. Adesso lei avrà 15 giorni di riposo, no? Perché riposo, poi ci sarà la sosta. Mettiamo in sesto le gambe, facciamo un po' di preparazione che abbiamo quindi saltato. Più in forma che mai, e anche Negro purtroppo mancherà domenica. E anche Negro, ma torneremo, intanto saremo sostituiti degnamente sicuramente da tutti. Lei è un grande giocatore e anche un grande diplomatico, grazie. Sono sicuro, li conosco i miei compagni. Vabbè, ciao Melchiorri, grazie ancora, ciao.